Sedgegrass, Perfetto. come le ho detto, è un'erba. E, oltre ad essere un'erba, è anche la composizione di due colori della razza, il sedge, che è un colore rosso, e il deadgrass, che è un colore erba morta. Quindi diciamo la contrazione di questi due colori ha dato origine al mio nome di Ok. allevamento. Ottimo, bellissimo. Allora io aprirei direttamente così. Benvenuti in quest'altro episodio di Dog Cafe and Friends. Oggi abbiamo un altro ospite di eccezione. Sapete che mi piace, diciamo, andare a chiamare, andare a disturbare delle persone che hanno molta esperienza, ma che sicuramente ci possono aiutare nel conoscere, nel capire delle cose. Oggi parliamo di Chesapeake Bay Retriever. È una delle altre razze, delle sei razze retriever, poco conosciuta, e abbiamo con noi la signora Moira Lanza Frank. Benvenuta, e come avete sentito all'inizio, titolare dell'allevamento Sedgegrass. Sta in Germania, giusto? Siamo in Germania. Io sì. Ok, benvenuta signora Moira, grazie per il tempo che mi sta e ci sta dedicando. Oggi parleremo Grazie a di lei dell'invito. oggi parleremo di Chesapeake Bay Retriever. È una delle razze meno conosciute delle sei razze retriever. Abbiamo parlato di Labrador, di Golden, di Flat, eccetera. Oggi parliamo una puntata dedicata soltanto al Chesapeake Bay Retriever. Cominciamo con qualche domanda così per presentare magari a colleghi allevatori che proprio non conoscono bene la razza, io per primo, anche se ho dei retriever, allevo dei retriever, e anche per chi diciamo, non conosce questa razza e magari potrebbe essere un candidato futuro proprietario di un Chesapeake Bay Retriever. Procedo con la prima domanda. Dove e quando nasce il Chesapeake Bay Retriever? Allora, il Chesapeake Bay Retriever nasce negli Stati Uniti, nella omonima baia di Chesapeake. È una razza che nasce in maniera abbastanza casuale. Comunque la storia parla di una nave che si incaglia nei fondali della baia. C'erano due cani Terranova, un maschio e una femmina. Questi cani, insieme all'equipaggio, vengono salvati dal naufragio. Due Terranova vengono battezzati Sailor il maschio e Kenton la femmina. Sailor era un cane di dimensioni moderate, la taglia era moderata. Era di un colore rosso selvatico, viene descritto, gli americani parlano di Dingy Red, che è un colore, un rosso selvatico. E poi era un cane che portava la coda molto alta e aveva gli occhiali, mentre di Kenton si dice che era nera. In ogni modo, questi due cani vengono sistemati su due sponde diverse della Chesapeake Bay. Se uno è mai stato lì, capisce la distanza Sì. enorme. E vengono incrociati con una corrente particolare di English Foxhound. Era una corrente che si chiamava Brook e che viene descritta, erano cani che venivano usati non solo per la volpe, venivano usati proprio come cani da fucile per tutti i tipi di caccia ed erano stati importati dagli inglesi nel 1650, quindi Sì. comunque esistevano in America da molto molto tempo. E vengono descritti come cani molto indipendenti, coraggiosi, determinati, con grande naso, grande resistenza, che sono caratteristiche che noi troviamo anche oggi nella razza.
Poi vengono, si parla di accoppiamenti anche con altri cani come i Coonhounds, Yellow and Tan, che anche questi erano cani da seguita, erano cani diffusi in quelle zone, i Bloodhounds, gli Otterhounds, e si parla anche di incroci con degli Irish Water Spaniel. Sì. Il risultato di questo miscuglio di incroci tra varie razze dà luogo alla razza che però dopo, in seguito alla guerra civile, la grande guerra civile americana di cui si parla in Via Col Vento, tanto per intenderci. Sì. La razza viene ricostruita in qualche modo perché era andata praticamente quasi C'è sempre una distrutta. ristrutturazione di una razza a seguito di una guerra, anche nel Labrador è stato così. C'è sempre questa cosa, non so quanto sia una cosa buona o no, cioè quando c'è questa rinascita, porta delle migliorie rispetto a prima o si perde qualcosa, Beh, secondo lei? sicuramente si restringe. In termini genetici si restringe perché comunque dopo si hanno qualche soggetto, si incrociano tra di loro e quindi comunque si parte da una base molto più piccola Sì. in qualche modo da un punto di vista genetico. Però così è, questi sono come dire, gli sviluppi in cui anche le razze Certo. cadono. La ricostruzione dopo le guerre non coinvolge soltanto le persone o le città, ma anche tutto quello che ci sta intorno. Certo. Certo. Questo uso di molte razze nella costruzione del Chesapeake è parzialmente visibile anche oggi, perché noi abbiamo un numero variabile di tipologie di pelo e un numero variabile di modelli di teste. Che non è che ce ne sia uno che è corretto e un altro che è scorretto, sono modelli diversi, Tutti corretti. tutti corretti, se, quando sono corretti, Certo, è chiaro. intendiamoci, però perché magari derivano da altre, da correnti Sì, certo, diverse, ecco, è chiaro. Una questo. prossima domanda è: per cosa è stato selezionato in particolare, per cosa è stata selezionata in particolare questa razza? E perché ci sono delle differenze morfologiche sostanziali rispetto ad altre razze retriever, come il Golden o il Lab? Prendo sempre questi due ad esempio perché sono più nell'immagine collettiva. Sì. Beh, diciamo che la razza viene sviluppata per le necessità dei cacciatori locali della Chesapeake Bay. Quella è una zona di passaggio di selvaggina acquatica. Quindi venivano abbattuti, erano cacce, cioè i farmers vivevano di questo, quindi abbattevano un numero inverosimile di selvatici perché li Sì. vendevano dopo, quindi quando avevano il passaggio di anatre e oche che scendevano dal Canada e quindi avevano bisogno di un cane molto resistente perché parliamo di terreni, ripeto, cioè bisognerebbe anche vedere per capire il posto. Parliamo di terreni di una zona che è battuta da venti Sì. fortissimi, da temperature bassissime. E quindi avevano bisogno di un cane che avesse la capacità di inseguire i feriti anche per lungo tempo, che amasse l'acqua ed entrasse in acqua con qualunque tempo, che avesse la robustezza fisica di resistere a venti, correnti, onde, insomma, situazioni estreme. Questa necessità ovviamente si rispecchia da un lato nella conformazione,
che è diversa da quella dei Labrador e dei Golden, perché appunto i Chesapeake devono stare in acqua molto a lungo, quindi hanno bisogno di un pelo che li mantenga caldi anche in situazioni di temperature molto basse. Quindi hanno bisogno di un pelo e di una conformazione di pelle e di pelo che gli possa consentire di stare in acqua senza andare in ipotermia. Certo. E quindi hanno un'untuosità, un grasso, producono un Sì. grasso che gli consente di rimanere asciutti. Quando il cane esce si scuote, se uno va a esaminare bene sotto si rende conto che è bagnato solo in Sì. superficie. È come il piumaggio delle anatre, L'acqua. la pelle è asciutta, Sì. non entra l'acqua. Sì, le zampe sono più alte perché è più alto di un Labrador Sì. e ha un posteriore più muscoloso perché quando sono in acquitrino saltano nel fango. E quindi non rimangono impigliati, Certo. non, i gol hanno troppo pelo Certo. per essere utilizzati in Sì. questa tipologia di terreni. Ovviamente poi come dire, il lavoro si rispecchia non solo nella conformazione, ma anche sul carattere. E infatti era la prossima domanda, ma mi ha anticipato. Qual è la differenza tra il carattere del Chesapeake e gli altri retriever? È un cane molto più indipendente. Perché è stato pensato e costruito per andarsi a cercare i feriti lontano, per recuperare tutto quello che c'è da recuperare. Quindi ha una determinazione che è molto alta. Di solito quando cominciano qualcosa tendono a volerla terminare. Hanno questo atteggiamento molto più indipendente rispetto alle altre razze Ma questo non retriever. potrebbe essere visto come un problema, cioè un impedimento, perché presumo che siano sempre guidati comunque dall'uomo. Allora, l'uomo come si rapporta con questa indipendenza del cane? Quindi, diciamo, corregga se sbaglio, mi aspetterei una minore collaborazione. No, no, la collaborazione c'è, nel senso che sono cani che hanno una devozione al proprietario che è altissima, hanno poco interesse per gli estranei nella norma, poi ci sono cani molto più socievoli, io adesso le sto parlando del cane Di delle allora, origini, certo. sì, allora. Però hanno una devozione per il proprietario che è molto alta, per cui loro sanno che stanno lavorando per qualcuno, stanno facendo un lavoro per qualcuno. Non hanno, è molto diverso dal Labrador. Il Labrador viene usato in Inghilterra in un contesto molto diverso, molto, di campagna, meno rustico, diciamo, del Chesapeake. Il Chesapeake nasce per stare in una farm lontana chilometri e chilometri dalla prossima farm e dove hanno bisogno di un cane che gli protegga la casa, i bambini che giocano in Quindi fa cortile. anche protezione, Sì, cosa un cane da. che in qualche modo, dico al di là della possibile segnalazione di un intruso che questo fa, ma il Golden e il Labrador, diciamo, non sono No, proprio sono portati cani per. che hanno, come dire, che tendono, hanno un istinto di protezione e di difesa naturale, che Sì. non va incoraggiato e che però è naturale, cioè è proprio nelle sue corde, Sì. ecco, nelle corde della razza. Adesso faccio una domanda che magari ci riporta un po' più magari in Italia. Lei naturalmente è in Germania, ma è di origine italiana, cioè è l'italiana, Sì, giusto? io sono Diciamo italiana. perché adesso per quel poco che ho visto, io non vedo molto lavorare nell'attività di riporto anche a livello di, diciamo, sia di caccia vera e propria, ma l'attività di riporto che c'è in Italia con i retriever. Non so in Germania com'è, non vedo molti Chesapeake. No.
Mi sa dire perché, sempre un problema, sempre legato alla diffusione, e in caso quei pochi che ci sono, che differenza hanno proprio nell'attività, possiamo dire anche nello sport del riporto rispetto agli altri retriever, Labrador e Golden? Allora, l'attività di riporto che noi conosciamo in Europa è un'attività di riporto che ci viene tramandata nel senso di consegnata dagli inglesi. Quindi si sviluppa su razze inglesi. E porta le caratteristiche di queste razze, parlo di Labrador in particolare, e poi anche Golden in misura minore, ma sulle caratteristiche dei Labrador. Quindi è difficile mettere altre razze a lavorare, cioè fare diventare un'altra razza un Labrador. Ma forse non Non si funziona. dovrebbe, forse non si Non dovrebbe. funziona. Non funziona. È la dicitura prove per retriever che è scorretta. Ricordiamo che Una lei è prova giudice, per lei è giudice. retriever. Io sono giudice di Appunto. lavoro, sì, io so bene di cosa sto No, parlando. lo so, per questo io Parlo con cognizione di lo so bene, causa, non appunto. per partito preso. Certo. Quindi è questo, naturalmente, i numeri che noi abbiamo di Labrador sono talmente alti che giustificano il mantenere comunque le prove su quella falsariga. Sì. Ma, quindi io direi che non è una, come dire, una carenza delle altre razze, è proprio che stiamo parlando di un contesto che si adatta poco alle caratteristiche di altre razze. Ma non solo i Chesapeake dei Nova Scozia, oppure dei Curly, oppure ma, i Golden stessi faticano a stare Sì, dentro. infatti c'è una maggiore diffusione dei Labrador, in particolare del Labrador da lavoro, per chi fa riporto, diciamo, seriamente. Spesso c'è una differenza, sembrano due cani diversi, il Labrador da lavoro e il Labrador da show, diciamo. Si, Sì. già, si vede anche morfologicamente una diciamo, differenza sostanziale. Quindi anche se il Chesapeake è stato selezionato per il riporto, perché comunque doveva andare in acqua a prendere della selvaggina, poi non trova riscontro nell'attività di riporto che oggi c'è a È molto livello sportivo. difficile. Questo richiede, io l'ho fatto per tanti anni, ho avuto dei campioni di lavoro, dei filtrai al winner, vincitori di Walking Test a livello più alto. Non è che, però questo richiede, oltre ad avere, come dire, il soggetto, che si presta particolarmente, richiede tutto un lavoro di preparazione e di vita con il cane di un certo tipo che ovviamente è un impegno, non Sì. so Certo. come dire, altro è quello del proprietario del Labrador. Quindi io, ipotetico frequentatore di gare di lavoro, di riporto, se invece di prendere un Labrador decido di prendere un Chesapeake, cosa mi dovrei aspettare in gara poi? Cioè, No, dove? No. oggi come oggi è molto difficile per un neofita arrivare alle gare. Certo. Alla mia epoca, negli anni 90, quando io ho iniziato, era ancora possibile perché le gare avevano ancora un taglio accettabile anche per altre razze. Oggi il livello, è salito talmente, è salito. Non so neanche se salire sia il termine giusto, è cambiato comunque, in maniera tale per cui per molte razze e retriever e anche molti soggetti, Labrador o Golden, è veramente difficile stare in Sì. competizione. Questo è un argomento che mi è capitato di affrontare diverse volte anche altre interviste con, diciamo, con altri personaggi, sia del mondo del lavoro che altri allevatori italiani, e lì ognuno poi ha le proprie. Devo dire che è stato interessante gestire questo tema perché ho avuto la possibilità di intervistare, diciamo, personaggi di alto calibro da tutte e due le fazioni. Chi dice che forse adesso c'è un'esagerazione, chi dice invece no, è stato molto interessante. Vedo che anche lei
Potrebbe, No, diciamo. io non penso che sia un'esagerazione, penso che i Labrador possano essere spinti in una certa direzione e tengono la richiesta. Sì. Le altre razze non la tengono perché non hanno le caratteristiche, perché devono comunque rispondere alle caratteristiche della propria Sì. razza. E quindi che col, è in conflitto Sì, praticamente con. certo. E quindi è molto difficile, ecco, è molto difficile. Vedrei bene, se proprio devo essere sincera, io vedrei bene delle prove più indirizzate per le razze, anziché tenere questo spettro così ampio di Retriever in retriever, generale. retriever in generale che è fuori contesto odierno, Certo. perché non, di fatto se ne vedono solo due. Sì. A catalogo. Ok, allora possiamo lanciare magari questa sfida e Perché no? dire per chi ha le istituzioni cinofile, pensateci a distinguere, diciamo, le prove di lavoro con delle differenze, magari con delle basi comuni e delle differenze tra razza a razza sarà sicuramente più interessante. Andiamo un po' alla vita quotidiana. Lei, dal punto di vista dell'allevamento, com'è gestire il Chesapeake in allevamento, proprio nel quotidiano? Io sono sempre molto curioso di questa cosa. È una domanda che faccio a tutti gli allevatori, perché io so cosa faccio io qui, come gestire un Labrador, un altro, un gruppo di Labrador, un branco. Sono curioso di sapere cosa fate a casa vostra con i Beh, cani. adesso io non ho un allevamento molto numeroso. Io attualmente ho 5 soggetti, quindi non ho mai molti Sono cani, d'accordo con lei. perché comunque i nostri sono cani di casa e quindi non sono numeri, sono individui e la Appunto. relazione è diversa e quindi. E quindi non, mi tengo alla larga dai grossi Sì. numeri. Sono non, 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 so, non sono i Labrador che vanno sempre d'accordo, Sì, sempre comunque, che poi non è neanche tanto vero, ma che poi non è neanche tanto appunto vero, perché. però insomma, hanno più stanno molto più attenti alla gerarchia. E quindi questo richiede anche da parte mia un rispetto della gerarchia, Fedele. fedele, Sì. esatto. Ci sono io e poi c'è chi viene subito dopo di me. Sono io che stabilisco la gerarchia, non gliela lascio fare a loro. Certo. E così in questo modo funziona tutto abbastanza bene. Ci sono alle volte dei soggetti che non vanno d'accordo e questo va rispettato a un Certo. certo punto. Non, Certo. Quindi le antipatie e le simpatie ci sono anche sì, ci diciamo, sono. tra di loro, ma mi interessa questa cosa della gerarchia. Posso immaginare il fatto che noi, diciamo, la leadership, no, spetti a noi quando siamo con loro, ma per esempio quando lei non c'è, non so se lei spia i cani dalla finestra per vedere un po' cosa succede, io lo faccio, mi piace, perché mi piace proprio avere informazioni su di loro, cioè quando loro sono da soli, quindi senza di me, magari sono fuori oppure io sono dentro, cioè esisterà una gerarchia tra di loro, a prescindere da lei. Posso Sì, immaginare la certo. gerarchia tra lei e il branco. Le Sì, dinamiche di branco esatto. tra i soggetti Chesapeake come sono? Cioè. Sono sottogruppi. Sono sottogruppi, si dividono in sottogruppi. Cioè, come ha detto lei, c'è il branco, nel senso ci sono i cani e più io che gestisco il gruppo. Però quando sono soli si sottogruppano in qualche modo. Per cui c'è un sottogruppo A e un sottogruppo B, che di norma va un po' con l'età.
Il fatto se si tratta di femmine che hanno già avuto cuccioli oppure non Certo. avuto, no. E nei maschi anche dipende dalla corporatura. C'è sempre un po', adesso il mio cane preferito è chiaramente un beta, che mi sta di fianco, è il mio Il guardiano, suo si vice, preoccupa, il suo vice. si preoccupa di mettere a posto tutti gli altri. Certo, ricordiamo che il beta è la posizione subito sotto l'alfa, il leader nella struttura piramidale, ed è il vice, il guardiano, quello che fa rispettare, diciamo, la legge. Ok, secondo lei per quale motivo c'è questa poca diffusione del CISAPIC in Italia? Non so se anche all'estero, questo mi saprà dire lei, e quali sono i pro e i contro di questa poca diffusione? Allora, la poca diffusione in Italia credo sia semplicemente dovuta al fatto che è una razza che si è vista poco, quindi è poco conosciuta. E noi Dall'altro oggi siamo lato qua c'è anche per anche questo. è poco conosciuta, è una razza poco conosciuta. In Italia, per giunta, devo dire, la tipologia media italiana dell'italiano vive in città, cioè ha uno stile di vita Sì. cittadino. E la razza è molto rustica per adattarsi alla vita di città. Questo non significa che il cane non possa vivere in appartamento. Io stessa, quando noi abbiamo acquistato il nostro primo cane, eravamo negli Stati Uniti, ma siamo tornati in Italia e vivevamo in città, in Sì. appartamento. Però io dedicavo molto tempo al cane e andavo fuori, andavo in campagna, stavo molto fuori con il cane. Sono cani da lavoro principalmente, hanno bisogno di un'occupazione, non sono cani che puoi tenere in casa, portare in giro al guinzaglio, a fare la passeggiata, perché non è abbastanza, diventano nervosi e dopo si trovano delle occupazioni che per lo più sono spiacevoli Certo, per noi. è chiaro. Andiamo dal punto di vista del cliente. Qual è il suo cliente, il profilo del suo cliente medio? E che richieste le fa principalmente? Ce ne sono, è difficile tratteggiare il cliente medio perché ci sono come dire, varie tipologie che si presentano. Ci sono quelli che già hanno avuto retriever e vogliono un cane più sano, secondo il loro punto di vista. Poi ci sono, quelli che invece vanno a caccia e vogliono un cane che sia un buon allround, e i Chesapeake sono dei buoni allround. Poi ci sono negli ultimi anni sempre di più aumentano le richieste come cani da soccorso per la ricerca di Sì. persone. Pare che si adattino molto bene, questo me lo dicono, è un lavoro che io personalmente non ho mai fatto con i miei cani, ma mi dicono che si adattino veramente molto bene a questa tipologia di lavoro. Probabilmente per la robustezza di cui ha parlato prima, anche. Per la Robustezza anche robustezza e anche caratteriale. la determinazione Sì. a trovare questo aspetto li avvantaggia in Certo, qualche modo. perché hanno molto fiuto anche loro, naturalmente. Hanno molto fiuto e si lasciano distrarre poco. Cioè, quando stanno facendo qualcosa non si distraggono molto, Sì. non sono soggetti a grandi distrazioni. Ecco. Certo. Come ho detto, sì, c'è un po' una. Poi ci sono quelli che li hanno già avuti, di Quindi, certo. solito. Quindi cioè, mi viene da dire che sono dei clienti pro. Cioè, non mi ha descritto dei clienti, delle persone che proprio dal nulla chiedono un CESAPIC. Cioè, mi ha parlato di No, cacciatori, mi ha parlato. qualche volta sì, Sì.
Qualche volta ci sono persone che magari chiamano e dicono: ho visto su un libro o in internet i Cesapic, vorrei averne uno. Allora lì poi parte tutta una serie di domande da parte mia. Lei che cani ha avuto, che esperienza ha di cani, eccetera, eccetera, che mi servono per, come dire, farmi il quadro della Cioè persona che identificare davanti. un identikit del. Esatto, e capire se ha abbastanza conoscenze per poi poter gestire un cane che ha un po' più di richieste di altre razze, oppure no, Ecco, in base a ci questo, che sono. livello di cultura ha il cliente di questo tipo, di quest'ultimo tipo, che arriva da lei sulla razza? E che livello di cultura può avere, cioè dove può trovare materiale? Quello che ha letto su internet, quello che ha letto su internet, a volte io chiedo: ma lei li ha mai visti personalmente? Mi dicono no, Certo, il che è no, non li ho molto mai visti. E poco. allora io a quel punto, se sento che comunque la persona, come dire, è animata da un interesse genuino, non solo dalla necessità di avere come dire, una razza rara al guinzaglio, perché abbiamo anche tutta Sì, cioè questa. più è raro, più è figo. Esatto. Se sento che la persona comunque è animata da buoni propositi, allora in genere gli chiedo di magari di farci visita in modo da approfondire la conoscenza, dargli la possibilità di vedere i cani personalmente, farsi un'idea delle differenze tra maschi, tra femmine, in peso, in struttura e così via. Cioè capire Certo. un po'. Ecco, se volessimo dare delle indicazioni ad un possibile futuro proprietario, persona che magari vedendo questa sua intervista dice, ma sai, forse potrei essere un buon candidato per un Chesapeake, dove li manderebbe? Cioè io devo cercare il materiale, lei è in Germania, quindi magari di chi è italiano è un po' più difficile andare lì, venire da lei e prendere un appuntamento e poter parlare con lei o vederli direttamente. Dove potrei? Perché internet è sempre un punto interrogativo, cioè si trova di tutto, io potrei aprire un sito e scrivere qualsiasi cosa, quindi diciamo, vi invito sempre a verificare ciò che è scritto su internet, libri, non so, dove si può Ma lì trovare. ce n'è qualcuno, tutta la letteratura in inglese, ovviamente perché viene dagli Stati Uniti. C'è qualche libro pubblicato a cura dell'American Chesapeake Club. Il Chesapeake Bay Retriever di Diane Baldwin, pubblicato negli anni 90, la metà degli anni 90, è l'ultimo libro che è stato pubblicato sulla razza. Poi c'è il Chesapeake Bay Retriever di Nathaniel e Janet Horne, che rimane un classico, è un libro molto vecchio, ma è un classico sulla letteratura. Questi, diciamo, sono due capisaldi da un punto di vista della letteratura, e poi c'è tutta una pletora di articoli che si può trovare Certo. su riviste, piuttosto che anch'io ne ho scritti diversi di articoli per varie riviste in Italia o anche all'estero. Ecco, questo. Io in genere consiglio sempre di prendere contatto con con un allevatore serio, che abbia avuto anche dei risultati con la razza, non solo che faccia Sì, cucciolate. certo, questo sicuramente è, mi piacerebbe fare anche una, non so, forse un giorno lo farò, su come distinguere un allevatore serio da uno meno serio, forse mi uccideranno qua. Potremmo parlare a lungo. E lo so che potremmo parlare a lungo e ci potrebbe essere la fila, perché già immagino alcuni personaggi che potrebbero dire, io ho la mia da dire, io ho la mia da dire. Io dirò la mia, come sempre, e magari lì chiudo bottega, perché ovviamente mi fanno fuori perché dirò la mia. Ma io voglio dire la mia, ma a garanzia di molti proprietari che, ecco, per esempio, già uno degli elementi, secondo me, che dovete voi utenti di futuri proprietari di Chesapeake o di altra razza nel valutare un allevamento è quante domande ci ha fatto l'allevatore.
Se l'allevatore non vi fa domande per conoscervi, più ve ne fa, meglio è. Cioè vi deve spolpare, mi corregga se sbaglio, perché noi No, è giustamente così. dobbiamo affidarvi un nostro cucciolo e quindi diciamo, ci interessa sapere che fine farà questo cucciolo, che vita avrà, se c'è diciamo, una condizione adeguata o no. Certo, questa è la cosa fondamentale, perché alla fine chi deve essere soddisfatto sono entrambi, il proprietario e il cane. E se per qualche ragione, come dire, la cosa non funziona, poi ci sono guai, poi ci sono cose spiacevoli, per cui è veramente importante che l'allevatore si faccia l'idea. Capisca se la persona che ha di fronte può essere adatta o meno. Lo stile di vita, per esempio, riguardo a questa razza, lo stile di vita del proprietario è molto importante, perché mentre altri retriever vivono tranquillamente in famiglia, e io stesso spesso consiglio Labrador o Golden, quando mi rendo conto che potrebbe non andare con un Chesapeake. Un Chesapeake ha bisogno anche di molto movimento fisico e quindi si adatta alle persone che hanno uno stile di vita Certo, sportivo attivo. Se siamo dei poltroni, attivo. non va. Non Non va. va. Solo il giardino, a volte mi dicono, ma un grande giardino non basta. Non basta. Questa è Non va. un'ottima cosa. Quando a me dicono un grande giardino, io dico non va bene, perché mi preoccupo, il Labrador vuole stare accanto a noi. Più lo teniamo fuori, peggio è, vi farà danni. Certo, no, faranno danni, danni terribili, buche profondissime. Bene, io direi che diciamo, con queste ultime indicazioni della signora Moira possiamo chiudere. Io spero di aver aiutato sicuramente me, perché diciamo, mi ha aiutato a conoscere, seppur poco, una infarinatura di una razza che, pur essendo retriever, non conoscevo, o non conoscevo, diciamo, conoscevo meno. E quindi grazie per questo suo tempo dedicato e per questa lezione che ha fatto a A me. te. A me la prendo tutta. Ma spero di, diciamo, di essere stato utile a chi vorrà interessarsi a questa razza splendida che devo dire ho toccato con mano qui, grazie a lei anche. E devo dire che sono dei cani eccezionali. Signora Moira, grazie e buona continuazione, spero di incontrarla presto Grazie visivamente e alla prossima. a te. Alla Ciao a prossima. tutti, Arrivederci. ciao ciao. Ciao.